Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi inizio a rispondere alle domande che mi sono arrivate sul mio, diciamo, sondaggio che ho pubblicato oggi, che è questo, e nel quale chiedevo un po' di consigli su quali possono essere le lezioni interessanti da fare, lezioni utili per voi che mi seguite. Quindi vi invito anche a rispondere al sondaggio, semplicemente basta un commentino sotto al link che vi metto. Allora, inizio da, diciamo, l'argomento che è risultato quello più richiesto, che è, diciamo, la teoria, ma come dico io, teoria applicata o armonia applicata, perché alla fine la cosa che appunto viene sempre fuori, il risultato che viene spesso fuori anche da allievi o da bassisti che conosco, è quello di studio mesi, anni, scale, arpeggi, accordi e quant'altro, e poi per poi chiedersi che ci faccio adesso. Quindi noi qualsiasi cosa studiamo è fine poi alla pratica, è fine poi a fare musica. Tutti gli argomenti sono finalizzati a creare qualcosa, che sia un semplice accompagnamento, che sia un semplice fill, un assolo, un'improvvisazione, qualsiasi cosa. Quindi per me il risultato, lo scopo primario dei miei libri, delle mie lezioni, è sempre quello di riuscire a far capire a chi mi segue come mettere in pratica tutto quello che si studia. Allora, oggi voglio partire dalle triadi, anche perché mi sono state richieste un po' più sul riguardo al genere walking, che la domanda più o meno era come utilizzare le triadi su walking, però faccio un attimo un passo indietro che è utile per tutti e parto su come studiare correttamente le triadi. Quindi, le triadi ci sono in quattro modi: le triadi maggiore, triade minore, la triade aumentata e diminuita. Nel PDF allegato, scaricatelo perché è importantissimo, metto tutte le nozioni teoriche a riguardo. Quindi, se no, perdo troppo tempo nei video, quando semplicemente trovate tutto scritto, forse si capisce anche meglio. Allora, partiamo dalla triade maggiore. La triade maggiore è composta dalla tonica. Quindi facciamo La bemolle. La bemolle, abbiamo appunto la tonica che è La bemolle, la terza maggiore, quindi La bemolle, Si bemolle, Do, quindi ho la scala in testa, quindi La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle. Prendendo la prima, la terza e la quinta, formo la triade maggiore, la triade maggiore, perché siamo sulla scala maggiore, quindi La bemolle è la prima, la tonica, il Do naturale è la terza maggiore, poi abbiamo il Mi bemolle che è la quinta e La bemolle ottava. Facendo questo ragionamento, ovviamente io posso costruire tutte le triadi maggiori. Ad esempio, mi sposto il La, seguo la scala di La maggiore, La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis. Prendo la prima, la terza e la quinta e ho la triade maggiore di La. Quindi La, Do diesis, La, Si, Do diesis e Mi naturale, La, Si, Do diesis, Re, Mi, quinta. Come studiarne? Come ho fatto vedere in una delle ultime lezioni dove parlavo invece di scale, stesse sequenze armoniche, stesse sequenze di accordi, e soprattutto gli stessi esercizi si possono riportare sulle triadi e quindi, per esempio, studiare le triadi sulla successione delle quinte, ovvero parto da Do, suono la mia triade di Do, poi c'è il Sol, poi c'è il Re, poi il La, eccetera, eccetera. Quindi questa può essere un'opzione.
L'altra opzione è prendere solo una triade, solo una tonalità, quindi mettere un tappeto, mettere una base con un solo accordo, per esempio, torno sul La bemolle, e anche senza creare niente di melodico, niente di, diciamo, musicale, su questo tappeto io vado semplicemente a suonare la triade maggiore su tutta la tastiera, quindi inizio a memorizzare dove sono le note. Tutte le parti del manico, questo poi risulterà vitale in tutto quello che faremo. Quindi. Se ad esempio sono partito in un senso, sono tornato nell'altro. Per fare questo, io, come ho già detto molte volte, utilizzo la tecnica delle tre posizioni, ovvero anche per le triadi, come per le scale. Posso partire col dito indice, viene questo, quindi siamo La bemolle, quarto tasto sulla corda di Mi, ottavo tasto sulla corda di Mi col dito mignolo, sesto tasto riprendo sulla corda di La con il secondo dito, il medio, e ancora sesto tasto sulla corda di Re. Sempre col dito medio, questa la chiamo la posizione del dito indice o del primo dito. Poi la posso prendere partendo dal mignolo, quindi la posizione del quarto dito, il quarto, poi il do col terzo dito, mi bemolle sulla corda di re col primo dito, l'ottava e la bemolle sempre col primo dito, e l'ultima, quella del dito medio. Quindi parto con il medio, poi indice, mignolo, mignolo, quarto tasto, terzo tasto, sesto tasto, la corda sola. E ho già tre diteggiature diverse per la stessa triade. Se io le vado un po' a mischiare, le vado a girare, quindi non parto sempre dalla tonica, parto ad esempio dalla terza. E la faccio su più ottave, che è la triade. Posso fermare qui, ma posso proseguire con le stesse note e arrivare più in alto, diciamo. Facendo questi ragionamenti, io mettendo un tappeto posso iniziare a suonare, ripeto, senza creare niente di musicale per ora, ma mi concentro sullo studio di dove sono i vari gradi della scala, quindi primo, terzo e quinto in questo caso, su tutta la tastiera e non mi limito a una sola parte. E questi sono già due esercizi che possono richiedere e possono servire per anni e anni e anni. Detto questo, una volta che abbiamo preso confidenza con le triadi maggiori, ad esempio si passa alle triadi minori, e La bemolle diventerebbe La bemolle, sì, ma sarebbe Do bemolle, che è la terza nota della scala minore di La bemolle, Do bemolle, quindi La, Do bemolle, Mi bemolle. Anche qui c'è tre possibili diteggiature. Come per la triade maggiore. Quando avete fatto molta pratica in tutte le tonalità, questo è fondamentale, in tutte le tonalità, per tutte le triadi, allora si può iniziare a creare qualcosa di musicale. Vi metto una base molto semplice. Che ha questi accordi: La bemolle maggiore per l'appunto, Do minore e Si bemolle maggiore. La bemolle, una battuta, Do minore, una battuta, Si bemolle. Prima di iniziare mi faccio un ripasso
queste tre triadi, Do minore, poi passo a Si bemolle maggiore. Una volta che ho preso Padronazzi, provo a suonare qualcosa. Mettiamo la base, eccola, La bemolle, Do minore, Si bemolle, due battute di Si bemolle, La bemolle, Do minore, Si bemolle maggiore. Utilizzo solo le note delle varie triadi. Terza. La differenza se parto da un'altra nota. Terza, terza e terza. Solo idee che mi vengono così sul momento su una base molto semplice, però vedete che già con le triadi si può creare musica, anzi, spesso ci viene chiesto di limitarci a suonare le triadi, quindi senza andare a cercare cose troppo complesse che risultano pesanti all'orecchio, che la triade alla fine è molto orecchiabile, sempre molto un po' come le pentatoniche. Quindi studiate le triadi maggiori, minori, diminuite, aumentate in tutti i modi che vi vengono in mente, quindi su una successione di accordi, su un accordo solo, per semitoni scendenti, in modo discendente, cioè in senso discendente, tutto quello che vi viene in mente, anche seguendo magari qualche consiglio dei miei libri, soprattutto il libro di armonia o altri, e per poi creare i vostri, come sempre. E ragazzi, allora spiegare le triadi in una lezione è impossibile, quindi ci sarà un seguito ovviamente. Continuate a scrivermi tutto quello che vi viene in mente, anche perché io poi ci saranno sicuramente giorni in cui non pubblicherò niente, perché magari lavoro, fortunatamente, e altri giorni magari mi ci concentro di più e cerco di rispondere a tutti. Almeno ho idea di cosa fare e di quali sono argomenti soprattutto utili. Quindi per oggi mi fermo qui. Come sempre, scaricate il PDF allegato, completamente gratuito, e ci vediamo al prossimo video.